Ciao a tutti ragazzi, siamo in Berlino e sono qui a farvi una nuova lezione di giapponese. Se siete nuovi a questo canale non dimenticate di iscrivervi, lasciare un commento, un bel pollice in su, attivate anche la campanella. Bene, in questa lezione, siccome sono davanti a dove ho registrato la copertina di Your Nine tanti anni fa, faccio questo video in cui vi insegno delle parole relative alla musica. Iniziamo subito col dire che musica in giapponese si può dire ongaku, oppure nella versione che viene dall'inglese che si dice music. La parola musical in giapponese si dice musicaru. Poi in giapponese per dire canzone si dice uta, mentre cantare si dice utaimasu. Per esempio in una frase, Seba wa uta o utaimasu, che vuol dire Sebastiano canta una canzone. Poi vi posso insegnare la parola kashu, che vuol dire cantante. Per esempio, Seba wa kashu desu, che vuol dire Sebastiano è un cantante. Poi devo dire che la maggior parte dei generi musicali arrivano dall'inglese, quindi rock si dice rock, pop si dice pop, R&B, R&B, hip hop si dice hip hop. Quindi vedete, sono molto simili. L'unica particolarità c'è la parola enka, che non so se conoscete. Enka è un genere che c'è solo in Giappone e è più o meno così. Tra l'altro in Giappone c'è un cantante di colore che tra l'altro conosco, che si chiama Jero, che lui canta enka. Quindi vedete, è un genere per giapponesi però che si è aperto anche all'occidente. E l'ultima parola che vi voglio dire è la parola Visual Kei, che è questo genere che sta solo in Giappone, che è un genere, diciamo, una specie di ramo del rock, diciamo, forse in Giappone, non saprei come dirlo, che praticamente in Giappone si dice Visual Kei e non Visual Ki, come tanti leggendo in inglese pensano che Kei si legga Ki, ma invece si legge Kei, perché vuol dire genere, visual, genere, genere visual. Che tra l'altro anche visual non si dice proprio visual, ma visuaru, se vogliamo proprio dirlo alla giapponese. O potete dirlo nel modo corto, che si dice VK. Spero che queste parole vi siano servite e vabbè, spero che ascolterete il mio album che adesso vado a registrare questa settimana in Germania. E grazie sempre per seguire i miei video. Vi lascio la playlist con tutti gli altri video e le lezioni di giapponese che vi potranno servire per imparare più giapponese. Ditemi se volete che parli di qualcosa in particolare, ne parlerò, scrivetelo nei commenti. Noi ci vediamo domani alle 2 con un altro video. Bye bye.